Eccoci qua, è proprio il caso di dire, Jacques si gira, che piacere, Modestino Ciao. Di Nemo, grandissimo regista, Corrado Oddi, Stefano Masciarelli, che piacere, per me è veramente un gran piacere. Voi state girando una serie TV, siete proprio alle prime battute, Modestino? Sì, siamo alle prime battute, ci troviamo in Irpinia, esattamente a Volturara Irpina, che ci ha regalato delle bellissime location. Gireremo in luoghi suggestivi con scenari fantastici come la rupe delle vie ferrate e la bocca del dragone, che è una grotta dove defluisce tutta l'acqua dell'Irpinia. Quindi ci troviamo in questo paese meraviglioso con tutta la troupe, il cast. Abbiamo il piacere di avere proprio nel cast Stefano Masciarelli e Corrado Oddi, arriverà anche Antonio Fiorillo, tantissimi attori di spessore per portare avanti questo progetto, che è una serie TV sul Covid, tra virgolette, perché parleremo del Covid e poi dei virus in generale, di quanto sono pericolosi e di quant'è la pericolosa la gestione dei virus. Cos'è? Una spy story, un thriller? È un thriller che coinvolgerà due scienziati della microbiologia, uno interpretato il buono da Stefano Masciarelli, l'altro interpretato da Antonio Salvoni, che è un attore napoletano, che sarà un scienziato della microbiologia corrotto, vende i virus alle cellule terroristiche. Due agenti, uno dell'intelligence americana e uno dei servizi segreti russi, quello dell'intelligence americana interpretato da Corrado Oddi, l'altro invece da Simona Buono, che è un'attrice napoletana, un agente, diciamo, dei servizi segreti russi, cercheranno di fermare questa diffusione del virus che si chiama Surivanorok. Surivanorok, che letto al contrario, guarda caso. Coronavirus. Ma mi fa veramente piacere. Masciarelli fa il buono, c'ha la faccia da buono. Faccio il buono, così ha deciso la corte. Ma sostanzialmente questo film è una sorta di messaggio per noi umani, vale a dire, forse su questa terra noi siamo degli ospiti non graditi, perché l'avvento di questo virus ha fatto sì che il ragionamento vada su questa direzione. Gli animali non vengono attaccati, altri animali del resto del mondo non vengono attaccati, ma l'uomo viene attaccato e basta un puntino, perché il virus, voi me lo insegnate, è talmente piccolino che però fa dei danni incommensurabili. Quindi il messaggio è l'attenzione su quello che facciamo, ma soprattutto fratellanza. Vogliamoci bene, perché se non c'è fratellanza il mondo scomparirà, rimarremo solo io e comunque vorrei presentare tutti coloro che collaborano a questo progetto. Il nostro direttore di fotografia Daniel Di Meo, che ha contribuito non solo nella fotografia ma anche nell'organizzazione di tutta la serie, la stessa cosa per Armando Marano, chiamato da noi qui Masto Armando, che si chiama Mastro Armando, che è uno che è il nostro fotografo in presa diretta, anche lui ha collaborato a questa iniziativa. Poi abbiamo Rossella Orsi, make up Marilisa Fergola, costumista grande stilista Monica La Barbera, assistenti al trucco Simona, il cognome non lo ricordo. Poi abbiamo alla produzione Federico Visalberghi, un altro grande attore, lui è Giordano, si chiama Apo Yagburian, ho indovinato il cognome. Poi abbiamo un nostro assistente che è Carmelo Di Meo, giusto, stesso cognome, che ho dimenticato. Ci siamo tutti, tantissimi errori, e poi c'è il mitico, il grande Corrado Oddi, che domani dovrà affrontare una rupe
di 200 metri a strapiombo, dovrà discenderla con una corda. Ma ti raccontare da lui. Ma raccontacelo, Corrado. Raccontacelo, sei pronto? Mi ha telefonato Modestino, dopo che dopo l'ingaggio, mi ha detto: senti, ma tu te la sentiresti di fare una scalata? Tanto sono 10 metri di 10 metri, sai, ho detto, figurati. Poi mi chiama dopo 3 giorni e mi dice: sai, noi dobbiamo fare una cosa, c'è questa scalata, c'è tutti i professionisti a fianco, i grandi scalatori, insomma, ti fanno mettere in imbragatura, sono 35 metri di scalata, quindi già da 10 a 35. Intanto. Il giorno mi chiama, senti, allora, pronto per una vasta scena, ti ricordo che ci saranno, c'è il drone, c'è qui, ti prenderemo a distanza. Insomma, comunque, la scalata di 200 metri, quindi da 10 siamo arrivati a 200 metri, e anche io ho detto sì, ma mettimi una controfigura, perché non è che io posso fare... ci voleva, ma io sono un ardimentoso eroe di mille imprese, quindi farò tutto da solo, non ho per niente paura, perché io loro mi scherzano, cioè, mi prendono in giro da quando sono arrivato. Tornando a Surivanorok, quando Modestino me ne ha parlato, beh, sono stato contento, con lui ci siamo conosciuti in Abruzzo, quindi abbiamo preso un premio insieme, tanto per restare nel tema ironico, quando mi ha mandato i primi due episodi, lui me l'ha detto per telefono il titolo, però io non ho capito. E quando mi ha mandato l'ho letto, sembrava uno scioglilingua. È stata mia figlia a farmi capire che era coronavirus al contrario, perché io ci ho messo una settimana, solo per tanto sbagliavo. Però sì, non ti possiamo raccontare molto, perché no, andremo a spoilerare. Però se poi ti dico chi muore alla fine, che faccio io? Voglio dire, tra l'altro, che buon maestro Masciarelli ha creato delle scarpe, Federico, per le scarpe. È il nostro fornitore ufficiale di scarpe. Come vedi, Furio, c'è un clima di festa, nel senso che no, assolutamente perché abbiamo ripreso a lavorare tutti dopo questo periodo di lockdown a 1000 euro al giorno, chi non l'avrebbe fatto un po' di lockdown, una grande clima, grande clima di cazzeggio tra virgolette, anche grazie al maestro Masciarelli, che c'è la figlia che mangia le uova. Le uova delle galline che ruspanti, no? Quelle, le bino. E quindi già, prima che riparte l'ultimo giorno, deve fare un giro, si è comprato un furgone. uova, moglie e fiamme sono i prodotti tipici, come dire, enogastronomici di questa regione strepitosa che è il Pino. Assolutamente. Sì, allora hai un carico di miei prodotti. Sentite, social. Sì, dai. Social, io devo ringraziare. Scusami, ci siamo sovrapposti. Parla tu, vai. Vai, vai. Io ho soltanto chiesto delle pagine social per venire a curiosare. Allora, attualmente non abbiamo ancora realizzato una pagina social, però le notizie si possono reperire sui nostri profili, sul mio Modestino Di Nenna, Daniel Di Meo, Armando Marano, Stefano Masciarelli, Corrado Oddi. E vabbè, tutti gli altri che ho menzionato, perché siamo in una fase iniziale, ecco, quindi non siamo ancora in una situazione di lancio di questa serie TV. Io sono contentissimo perché ho ritrovato una famiglia, ho scoperto questa grande amicizia e simpatia che c'è tra me e Stefano Masciarelli, in senso buono. Non siamo una coppia di fatto, questo ci teniamo a dire. Quindi io sono contento di aver trovato in questo ruolo Stefano Masciarelli all'interno della serie TV. Faremo tantissime cose insieme con Stefano. Uno spettacolo bellissimo. È in tour con uno spettacolo bellissimo. Lo ha raccontato a me, mi sono entusiasmato. Meglio il porno. Questo spettacolo che ti racconterà lui ora. E perché poi dopo ti dirò la prossima location quale sarà. Uno spettacolo teatrale musicale che abbiamo scritto un anno e mezzo fa io e Fabrizio Coniglio, che è uno dei
protagonisti della Lieva, no? Allora, per far ripartire questa Italia ormai inchiodata come un mammut e dar forza e dar energia sia ai comuni, alle proloquo, agli attori, alle attrici, a tutti, come dire, gli operatori dello spettacolo, noi abbiamo, ci siamo imposti di realizzare questa pièce in piazza per il momento, dove l'inverno andremo nei teatri, come già abbiamo fatto l'anno scorso, ma abbiamo l'opportunità di fare doppio spettacolo, sempre allo stesso prezzo ridotto, cioè noi ci siamo ridotti tutti quanti i nostri cachet, facciamo doppio spettacolo per dare l'opportunità alla popolazione di vedere lo spettacolo, perché tu sai che con distanziamento sociale magari ci sono delle location dove c'entrano solo 150 persone, altre 200. E allora, per esempio, al Castello di Santa Severa ce n'erano 700, allora noi abbiamo fatto due spettacoli e abbiamo realizzato 1400 posti. Quindi l'iniziativa è far ripartire il live, far ripartire l'entusiasmo di vedere attori, attrici, spettacoli, di non piangerci addosso, perché basta il distanziamento sociale, si può guardare con mascherina, senza mascherina, che teme o non teme, e si può realizzare questo sogno della ripartenza, altrimenti ci piangiamo addosso e finiamo con la Grecia. Vero, vero. È terminato, grazie per essere stato con noi. Comunque ti dico che la prossima location sarà, ci sposteremo il 16... Ci sposteremo da questo meraviglioso paese, sempre in Irpinia, il 16 a Mercogliano, sempre in provincia di Avellino, c'è il famosissimo santuario di Montevergine, c'è una delle più grandi funicolari d'Europa, e noi gireremo sia all'interno della funicolare in movimento, sia nel piazzale antistante il santuario di Montevergine. Quindi è una serie che racconta l'avventura di questi due personaggi, che sono questi due agenti, che devono, come usano fare negli Stati Uniti, devono salvare il mondo da questo virus che è molto più letale del Covid-19. Oggi Masciarelli ha fatto la parte del finto morto, finto sia in finzione scenica sia in finzione reale, ha fatto la parte del finto morto, abbiamo girato tantissime scene, domani ci divertiremo, iniziamo il primo dove ci divertiremo? Noi sicuramente. Il primo ciacco alle 6 del mattino. Primo ciacco alle 6, rupe delle vie ferrate, 200 metri strapiombo, non riesco neanche a parlare perché mi viene da ridere, no, ma la cosa è seria, farà questa nuova esperienza il nostro Corrado Hobby, quindi siamo qui a lavorare in armonia, noi siamo truppe cast, siamo molto allegri, ecco, c'è molto calore. Ci divertiamo, io non credo di essere un regista severo, anche se qualche volta mi arrabbio, però qui abbiamo grandi professionalità, abbiamo attori di spessore, quindi la grinta c'è. Spero che Suriva Norok sarà un successo, però credo che sia uno dei pochi lavori che susciteranno novità assoluta, quindi siamo tutti in attesa e come anche dire, lei. Solo attendere la fine delle riprese e poi sapremo. Ma tu grazie, sarai il primo ragazzi, a essere. Siete stati gentilissimi, noi vi seguiamo comunque. Grazie mille, appena è pronta la pagina vi informeremo. Ciao, Fulvio, grazie. Ciao, Fulvio.